number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself up. Stand up. For the champions, for the champions. Stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up, stand up. Per la tua presenza è importante, è il compimento di una parte di vita che non è fatto, e ora ci metterà su altri obiettivi. Queste poche righe che devo leggere non sono idee mie, ho avuto l'ambasciata di farle, e qui manca una persona purtroppo che doveva essere presente, sua sorella Ingrida, che è malata. Doveva arrivare da Bruxelles e mi ha inviato queste righe che mi ha chiesto di leggerle da sorella a sorella, diciamo. Buongiorno a tutti voi. È molto importante per me vedere mia sorella circondata da così tante belle persone. Oggi celebra la conclusione della sua carriera sportiva e si apre una nuova pagina nella sua vita. Permettetemi di condividere con voi alcuni ricordi del suo passato, del nostro comune passato, di sorelle e dei miei pensieri riguardo come potesse essere il suo futuro. Quando sono nata, Edita era già una bimba di un anno e mezzo, e già a quel tempo avevamo un importante compito da assolvere: ridarmi il ciuccio quando lo perdevo. Da bambine amavamo giocare insieme con i burattini. Io immaginavo di vivere una città e lei una. La sua città era da una parte della stanza, la mia dall'altra. E giocando andavamo in visita una dall'altra con le nostre famiglie. Sono stati giorni felici e indimenticabili della nostra infanzia. Eravamo una saggia, determinata e intelligente, dal carattere forte e coraggioso, con un'enorme forza di volontà e un grande cuore. Era una persona con chi era bello vivere, cercare le risposte, stare insieme, in silenzio. Ed è rimasta come allora, in silenzio,
La sua personalità si è sviluppata, è sbocciata, ma le sue principali qualità sono rimaste inalterate. In tutti questi anni l'ho seguita, sia nel privato sia nella sua carriera sportiva e nelle sue vittorie. In tutti questi anni lei è stata la persona a cui ho confidato tutto quello che stava accadendo nella mia vita. Ci sono stati centinaia di momenti in cui il mio cuore scoppiava dalla felicità per le sue affermazioni sportive. Ci sono stati momenti in cui sono stata la persona più triste al mondo per via dei suoi dispiaceri. Ma lei ha sempre saputo come mantenere alto il suo spirito. Ricordo il periodo in cui conobbe Roberto e mi raccontò dei loro incontri. Sapete quale fu la mia prima reazione? Ma come? Ti fidi di un italiano? Ma sei sicuro? Ma lei era sicura, aveva fiducia in me. E così fui sicura che le cose sarebbero andate bene. Ed oggi lo sono altrettanto, che le cose lo vadano in futuro. Mia sorella mi ha recentemente confidato. Ho fatto esperienze di così tante cose che mi sembra di aver vissuto parecchie volte. Ciò di cui ha fatto esperienza ha arricchito non solo la sua vita, ma anche le vite di tutti coloro che le sono accanto. Io credo che quando rifletterò in 7 anni, lei saprà quale vita vivere. Ringrazio voi tutti per il sostegno e l'affetto con cui l'avete circondato. Ingrida Cucciari.